per cercare di riuscire in tempi ottimali, diciamo, Angelo, ho visto che hai fatto da paciere, sei entrato in campo e cosa hai detto ai giocatori? Ho proposto se loro erano d'accordo di partire tre pari, così diciamo la partita non si prolunga oltre dei tempi giusti, dai, anche la gente deve andare a casa a mangiare, tanti motivi. Loro hanno accettato e capiscono le esigenze, dai, degli organizzatori, di tutto. Bene, quindi diciamo che comunque la partita andrà ai 12, ma inizierà con un tre pari, diciamo che la cosa nelle gare ufficiali non avviene, ma che in certe occasioni possono accadere per tanti motivi. Quindi tre pari, ancora stiamo assistendo, penso che questa sia la prima giocata valida. Allora, Angelo. Qui un po' il succo, questa partita diciamo che è il succo della giornata. Sono in finale sicuramente due formazioni ottime. Secondo te sono queste che meritano di fare la finale? Lo fanno, la fanno, La fanno. certamente saranno loro. Ma io ho seguito tutto come te da oggi pomeriggio, dalla prima partita. Secondo me sono quelli che hanno meritato di più delle altre coppie. Li ho visti giocare con più costanza, diciamo. Ecco, qualche sbaglio c'è stato da ambo le parti, però secondo mio parere sono le due formazioni che meritano di andare a giocarsi la finale. Secondo me, al di là della coppia dell'Aquila, che è indubbiamente quella più carismatica, quella più, ecco, l'altra è una coppia totalmente nuova. E diciamo che dopo la bellissima gara fatta da Andreani al Gran Premio di Valtellina 15 giorni fa, oggi col nuovo compagno, diciamo che la coppia si sta Sta amalgamando. amalgamando, secondo te è così? Sì, secondo me Giuseppe D'Arterio in questo momento non poteva trovare un compagno bravo, perché io conosco Cristian da parecchi anni, perché vive anche lui qui in Lombardia, e anche se è un po' taciturno, un ragazzo ma secondo me ha un braccio che è molto valido. Cioè, teoria sa fare tutto, punto. Rafa è un ragazzo che sa stare in campo e anche se non è dia uno, ma secondo me non ha niente da invidiare a quelli di grosso calibro, ecco. Va bene, gustiamoci questa finale e vediamo proprio Cristian Andreani alla giocata a punto. Dopo che sia D'Alterio Pasquale che Mirko Savoretti hanno già terminato le bocce. Ottimo l'accosto di Andreani. Vediamo se tirerà sicuramente Savore, Giuliano. In pratica oggi l'ho visto tirare poche volte. Sì, ha tirato poco, hai ragione Giorgio, ha tirato poco, però sta Però, tenendo una media appunto molto alta, esatto, la molto alta. boccia è anche dopo il pallino, potrebbe anche invogliarsi e andare a punto. In effetti va a punto, non era un gran gioco tirare. Questa è sbagliata però. Si è indirizzato un po' troppo verso la sua. E vediamo Andreani se riuscirà a inserire il secondo punto. Sembra di sì. Tirata molto bene. Due punti per la formazione di casa, diciamo così, anche se mi sembra che Andreani venga da Como, un Como. paesino in provincia di Como. Sì. Invece Giuseppe, come sappiamo, Sì, ormai, abita nel Trentino, quindi. ormai lui è, diciamo, che un cittadino del mondo. Cittadino del mondo, sì, perché gira Ecco. dappertutto e sono giovani e fanno bene, aspirano alla nazionale, a fare grosse competizioni, quindi è giusto che facciano un po' di sacrificio, come l'ho fatto io parecchi anni fa. Ecco qua.
punto ottimo e Mirko pronto per il tiro. Mi piacerebbe vederlo tirare sotto mano. Ha tirato poco perché si vede che il campo qui non permette molto il tiro di Rafa sotto mano. No, in effetti tira sopra mano. Si sente più preciso sopra mano. Mi diceva oggi, ne parlavamo forse con Pasquale, ma il campo è abbastanza duro e permette la bocciata anche sotto mano. Probabilmente non si resterà come nei campi del centro-sud in pratica, però permettono molto il discorso anche sotto mano. Vedo che però i giocatori non ne fanno tanto uso. Ci sarà un motivo, vuol dire. Beh, il motivo quindi è che uno tira il 90% sopra mano, è più sicuro. Più sicuro, più sicuro. Non sono come i campi vostri delle Marche e dell'Abruzzo, dove lì sotto mano si vedono dei quei flash che fanno spettacolo. Cambi di colore. Cambi di colore, come si dice nel gergo boccistico. Vediamo ancora un buon accosto per Giuseppe. Mi sembra che l'abbia tirato Giuseppe, un attimo parlavo sì, sì, con te. Giuseppe, ti confermo. Ecco, e di nuovo al tiro Mirko Savoretti. Ancora un sopramano per lui, boccia pulita. Punto sui 50 centimetri, sta chiedendo Cristian Andreani quant'è quella boccia. Vediamo un po' cosa va al tiro. Sottomano. Vedi, ecco, vedi. Cosa succede? Lui è un bel sottomanista anche, però vedi, ha sbagliato forse certo. Un po' il campo, forse, non lo so, no, però che secondo me non si è molto sicuri sul tiro di Rafa, anche perché lo usi anche poco e quindi già può portarti all'errore. È quello già che si tira di rado e poi magari in determinate situazioni cerchi di tirarlo fuori e quella volta che ti esce l'errore. Adesso stanno studiando, vediamo cosa decidono di mettono a posto. Mai lasciare una boccia in più all'avversario a fondo campo. A meno che fosse l'ultima. E dipende dalle situazioni, sì. Certo. Ben giocata, ma però non arriva, dovrebbe essere punto prima, ma aspettiamo la misurazione dell'arbitro. Prima due errori per Andreani gli costano due punti. Secondo me sì. Giuliano sta giocando bene, appunto. Eccolo qua, va. E siamo di nuovo in parità. Oh, ha spostato il pallino. Sì, si è toccato il pallino, forse, ma sono due lo stesso, forse. O uno, ma mi sembra di aver visto Giuseppe col suo ditone indicare un uno, infatti è uno. Quindi 5-4 in favore dei padroni di casa, chiamiamoli così. Fondamentale l'accosto del puntista nella coppia è fondamentale. Certo, prepara tutto il gioco. Ottimo tiro. Carico del pallino,
si gioca alle tavole, vediamo adesso chi prende il sopravvento. E alle tavole è tutto un altro gioco poi, c'è chi gioca molto bene, alle tavole c'è chi non riesce ad andarci. Di solito nell'arco della partita chi gioca meglio le tavole vince l'incontro, perché in fondo è lì che si vincono le partite, di solito, dopo sì, sì. Ci può smentire. Nelle posizioni più difficili chi è che riesce a giocare bene in quei posti, voglio dire, come stai dicendo tu. Prende bene. Prende bene proprio nella parte destra della boccia, rimane la sua e realizza due punti, anche due punti, se, sì. Se uno è abbastanza grande, comunque. Giuseppe ci riprova, sembra bella. Prima, dice l'arbitro. Non è arrivata. Hai capito cosa ha detto Giuseppe? Ha detto bisogna passarla a 20. Ogni tanto non si capisce molto con quell'accento napoletano. Eh beh, ma quando erano insieme, ce n'erano fratello. Parecchi, col fratello al monastero di Treviso, erano un gruppo di sì. Campani. E ma quindi, questi giocano per Treviso, ma sono del sud. Certo. Si esprimevano sempre un po' nel loro dialetto e quindi erano anche simpatici. Tante volte sì, simpatici, certo, sono due bravi ragazzi di compagnia, di gruppo. Quindi punto a terra e due voci in mano per l'Aquila. Non mi sembra tanto concentrato Savoretti e... No, ma il suo modo di giocare proprio così. No, ma io non mi riferivo a niente, tranquillo. Esatto. E alle volte si rende molto di più in queste condizioni. Secondo punto, mi sembra, per Giuliano, una bella manina. Se quest'anno fanno coppia fissa, secondo me sono quelli candidati a vincere parecchie gare. Beh, comunque mi insegni che le coppie ce ne sono poi, non ce ne sono poi tante. Sì, sì. Gara a coppie non è che ce ne siano molte del circuito, però tra anche quelle nazionali e qualcuno del circuito, guarda cambia questa strada, boccia. Addirittura cambia strada, passa dietro, non l'aveva, in fondo. Non l'aveva sicuramente tirata lì lui. No, tirata male, ma insomma ogni tanto sbaglia anche Mirko, perdoniamolo. 6-5 per l'Aquila, supera l'Alto Verbano e si porta a metà dell'opera. 6-5. Eccolo qua il punteggio. Sembra un po' larga, ma se rientra un po' fa un bel punto. Un po' cortina. È un po' cortina, sì. C'è da dire che i ragazzi giocano dalle ore 2, dalle ore 14, quindi sono abituati, fisicamente preparati, però un po' di stanchezza può sempre venire, magari, però insomma stanno giocando abbastanza bene, dai. Questi più giocano, secondo me, e più rendono. Sono più vanno avanti, allenatissimi, sono allenatissimi, sono giovani. Devono essere preparati, altrimenti l'alto livello non riesce a farlo. Beh, so per certo che uno come Mirko Savoretti, a livello di preparazione, non ci siano tanti altri come lui. Ah, sì, lo penso anch'io, sì, lo penso anch'io.
è uno preciso, guarda tutto, attento a tutto, non si fa scappare nulla. È un po' come tutti gli sport, è difficile arrivare, ma una volta che sei arrivato è ancora più difficile rimanere. Esatto, quello che dico sempre ai giovani o qualcuno che chiede, cioè rimanere sulla breccia per 30, 40 anni, 35 anni, come abbiamo fatto sì, puoi io dire ad Alessandro, Papa Andrea, Dante ad Alessandro. Non è facile, non è facile. La preparazione sembra per molti una cosa secondaria, invece... Perché me lo dici anche tu che ci sono la dei bravi giocatori che durano solo 3, 4, 5 anni, dopo non vincono più, anche se sono abbastanza giovani. E cambiano stile di vita, pensano e di essere altre cose, arrivati... magari si sposano, i figli, tante cose cambiano, diciamo che è anche un motivo... O pensano siano stati bravi e continuano nella loro mente a pensare. Non capiscono che è sempre un esame, bisogna essere, un anno è passato, hai fatto bello, devi rifare ancora più bello l'anno dopo. E ci vuole anche la mentalità giusta. E gli altri non vanno lì per perdere con te, no? Esatto. Gli altri se ti possono battere... giocano sempre col coltello tra i denti. D'altronde questo è lo sport, è così. Bello così, certo. Vediamo questo accosto di Giuliano, è una boccia molto difficile da prendere questo punto, vediamo un po' se Giuliano ci sarà riuscito. Forse non l'ha fatto. Forse no, perché... Va appunto Christian, quindi vuol dire che se no altrimenti tirava. Vediamo un po' se trova l'appoggio. Eccolo là. Forse gli si è allargata, vediamo. Sei pari, uno sentiamo solo, dire. Uno sì, solo, un sei pari. È una bella lotta, dai. Vedrai che arriveranno 11 pari, 10 a 11, 10 pari, una partita così. Partita tirata. Avvincente. Buona. Buona, se sì, 40, circa, buona, 45. Sì. Poi sempre sul corto, è sempre una boccia... A Roma di quelle, lì, quelle bocce lì le chiamano, sono bocce burine, perché sono belle e insomma possono portare un po' al trabocchetto. Sì, ti invitano ad andare a punto e poi... E poi sì, anche non fare, ma Giuliano ha la malina calda, vedi? Ottimo. Sola. Christian Andreani colpisce sopramano, questa volta non si è fatto scrupolo di colpire e ha tirato fuori il suo sopramano. Se hai fatto caso, l'Aquila ha le bocce in tono con la maglia. E questa è una cosa che a me piace moltissimo. Vedi, cioè, curare un po' tutte le... Ecco, infatti lì sicuramente è stato il Mirko a volere quelle bocce lì. Ma come ho visto prima, Ancona 2000 ha giocato con le bocce sì, con gialle. Fondo giallo, come la maglia. Sono tante piccole cose che poi gli spettatori guardano, quelle guardano, cose, guardano. E poi... Cioè uno è anche più elegante, si pone meglio in campo anche come... Anche se gioca peggio, però è elegante. Elegante, bravo. Aia, questo è un errore. Grosso errore. Mirko, non ce l'aspettavamo. Adesso c'è il consulto. È da mettere a posto, mettere dai, a di posto, la tua. Sì. Tante volte i giocatori lo fanno anche per guadagnare un po' di tempo, rilassarsi. E poi vedi cosa hanno deciso? La cosa più ovvia. Più ovvia, certo. Anche magari per innervosire un po' l'avversario, farlo aspettare. Ma è una tattica di gioco che tante volte... Guarda, se lo dici te, ci credo. No. Ormai ne ho fatto di gavetta. Più di 40 anni, quindi sono tutti trucchi.
I tuoi e quelli degli altri. Vediamo un po', ha dichiarato Pallino. Al punto, ancora punto. Forse dovevano chiudere il fondo. No, ce l'avevano. Ce l'avevano uno in fondo, si è anche messo in mezzo. Magari in un posto un po' difficoltoso andare a chiudere bene. Hanno cercato di limitare i danni, non so. No, ha fatto bene, sicuramente. D'altronde erano in difficoltà. Magari dovevano, lì una boccia può scappare via. Dovevano prendere una decisione, hanno preso quella. Guarda che poi il punto mi sa, vedi, che non riesce a prenderlo. Non l'ha fatto, vedi, magari una boccia. Però adesso se tira sotto mano la centra può riguadagnare il punto che il suo compagno non ha messo, vediamo. Sopra mano. Vedi, vedi, guarda, vedi, che roba, vedi. Nonostante che la boccia era quasi attaccata alla tavola, quello che dicevo io, se tirava sotto mano magari fermava 3-4 metri, anche se imballava. Ci sono altre bocce oltre quella? Tante volte non ci si pensa a quelle cose lì, però possono succedere. Ma sono due punti, mi sembra. Vediamo un po' il punteggio. Due o tre, secondo me. Due sicuri. Pensa te che... Vediamo l'arbitro... Hanno tirato quella boccia che erano in difficoltà con l'ultima e pensavano di perdere almeno due punti. Sì, addirittura due, magari una, cioè si può perdere, però uno bisognava farlo. Invece addirittura... E ancora non riusciamo a vedere... Addirittura ne hanno persi tre punti. Tre punti, vedi, mamma mia. Sono... Con due bocce di vantaggio, tre punti. Tre punti. 9-6 per l'Aquila. E Giuliano non sbaglia. Giuliano continua imperterrito a far buono. Quella, 30-40, non più di 50. Perché non è importante fare i bersagli. Tu sai che hai giocato alle bocce, anche tu che il bersaglio ti può anche penalizzare. In questi casi no, perché devi dichiarare il pezzo che devi muovere, certo, il pezzo no, che dichiari. No. Angelo, è la media che conta, la media generale. Sempre attorno al pallino, ecco. Vediamo un po' Mirko, dichiara la boccia. Ancora un sopramano, non ne tocca tanta. Ma riesce ad arrivare in fondo, però... No, rimane il punto. Boccia di vantaggio per l'Alto Verbano, ma prima abbiamo visto che alle volte non conta nemmeno, e quindi decide alcune volte anche la fortuna, come tu sai. Certo. Ottima ancora, sta pitturando il buon Giuliano. Andiamo Cristian Andreani al tiro. Vediamo un po' se torna la boccia di Giuliano. Misurabile. E può darsi è anche, da vedere, sì. Può darsi anche che sia entrata. L'arbitro fa segno che il punto è dell'Aquila. Cristian forse non è convinto. Chiedono la verifica, vediamo un po'. Ed ecco la verifica, la famosa bindella. Bindella non la chiamiamo qui dalle nostre parti, bindella. Noi la chiamiamo diversamente, comunque... Che è anche un bel paese del vicino Como. Fettuccia. Fettuccia, sì.
visto oggi che mancavano i romani, Benedetti, Formicone, Palma, Nanni. Abbi pazienza, questo era ad invito, non lo so se poi sono stati invitati, anche perché essendoci tre campi hanno dovuto fare quattro terzine, forse nella... cioè niente, inutile sì, che possa dire qualcosa, non so cosa niente che di mi questo. Chiedo io, dopo... Mi stanno suggerendo anche perché domani c'è un circuito a Latina e probabilmente non si sono spostati. Il motivo sarà stato quello, perché secondo me l'avranno invitati, però certo, hanno motivato certo. A non venuto con la gara che hanno lì vicino. Vediamo questa tirata di Mirko. Raccolgono, penso, un punto, si portano a 10, a 6. È un bel vantaggio. Comanda il gioco sempre Giuliano Di Nicola, lo vedete concentrato, pronto per il lancio della prima giocata di questo 10-6, confermato dal segnapunti ufficiale. Vediamo se facciamo un pronostico, secondo me la piacerà sui 40. Cosa dici? Fai presto, la media sua è quella. Io potrò dire che può fare anche bersaglio, no? Certo, sì. Non è facile perché il tiro è abbastanza lungo. In questi casi, è giusto fare quel gioco là, quel tiro là, quando sei in vantaggio e riesci a fare delle bocce buone. Questa volta è sui 50-55, secondo me. Sì. Ma ad occhio, sai, è sempre prendibile, non c'è niente davanti, ma devi essere sempre precisissimo nella... Sì, poi adesso il campo comincia a muoversi, vedi, c'è qualche strusciata, diciamo, qualche zolla un po', ma questo è preso, è bella. Sì. Vai Mirko, diciamo così, indipendentemente dalle maglie che indossa. Carica il fucile. Esatto, potrebbe essere anche Andreani, a questo punto avrei detto la stessa cosa. Colpisce. Pulita. E quel punto è sempre là. Sembra che non sia tanto buono, ma potrebbe essere anche una boccia trabocchetto. Valida. Sembra buona anche questa. Marcia bene. E infatti fa il punto. Ancora una bella bocciata per Mirko Savoretti. Vediamo se adesso Andreani potrà fare come il suo compagno, che ha preso due volte quel punto. Infatti Giuseppe D'Altero gli ha suggerito diritto a pallino. Vediamo. Questa, se prende il punto, è più perfida. Sì, è ben giocata, sì, sì. Perché l'ha tirata proprio sotto rimpallo. Ah, sicuramente con l'ultima Giuliano non va a tirare. Certo, va su appunto per cercare di farlo. Vediamo. L'ha corretta un po' come direzione. Prende il pallino, non lo prende più ormai. È da misurare. Da qui sembra di no. Però dal nostro monitor è sempre difficile poter dire, c'è pochissimo, eppure prima. Se mette dentro il secondo vanno in partita, vanno a 8, ma... Ci va davanti proprio.
infatti ne fa due. 8 Altoverbano, 10 Virtus L'Aquila. Vediamo se cambia giocata, se cambia tiro, probabilmente sì. Si consultano i due. Sicuramente non faranno un tiro secondo lungo. Giocheranno dentro il volo, secondo me. Appena prima della giocata di Raffa. E non tirano sotto sponda, giustamente, perché il pallino si potrebbe coprire. E chiamando 10 gli avversari, è bene avere il pallino a occhio nudo. Fatto passare la riga. Ottima. Sì, ben giocata prima del pallino, davanti, costringe Mirko a tirare. La boccia è colpita, vediamo in fondo chi conta. Rimane, secondo me, è molto più alta della sinistra, anche se il discorso è sempre quello, l'altra c'ha più pallino. C'ha più pallino e secondo me l'arbitro non giudica, ha paura di sbagliare e chiede una misura, vedi? Bindella ancora. È arrivata la finale. Tu giochi la gara di domani? No, domani no, domani sono a riposo. Ho visto che hanno fatto 9 gironi. Sì, sono arrivati a 128. Però in pratica sono 128, 130 sì. Giocatori che... sono in giro, quindi ha fatto meno di 100 mi sembra, no? Comunque è sempre un bel... in coppia poi... No, 9 gironi... 9 gironi? Sono, sì, 69 mi sembra... Andato sì. Alle partite vinte? No, 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 c'è uno spareggio. Uno spareggio per portare a 8 gironi, in pratica sono 9. Sono 9, quindi sì. L'1 e il 9 spareggiano. Per portare a 8 diventano 64. Dopo. Esatto. E rimane uno di Pasquale. Forse di Giuseppe D'Alterio. Forse due. Forse due. Due, due. 8 a 10 il punteggio di questa finale. Cambia strategia. In questa occasione va appunto forse per farla cattiva. Per farla cattiva, dici? Per non tirare, per non farla tirare, sono due punti degli avversari. Deve metterla lunga. Vedi? E in pratica sono in partita gli altri, quattro punti un attimo, perderli e perdi la partita. Qui ormai non la perdi più, anzi. È importante come la gioca D'Alterio Giuseppe. No, ha giocata bene. Se va addosso al pallino, vedi. Adesso bisogna guardare come sono posizionate le bocce alle tavole. Io sono convinto che non tira. Hanno fatto quel gioco apposta per cercare di perdere il meno possibile, perché ormai erano sicuri di perdere perlomeno il punto. Deve cercare di chiudere bene, andare vicino alla boccia del punto. Tirata benissimo, forse leggermente lunga. Guarda dove l'ha messa. Se tu arrivi lungo un pochino, colpisci la boccia del punto, sposti il pallino e perdi il punto. Ha lasciato poco spazio, ma tira lo stesso perché magari può muovere... Cosa tira? Può muovere qualche boccia in fondo e realizzare più punti. Ma non è che tira sotto mano. Vedi?
Sì, mi sembra. Bisogna fare sempre il tiro più sicuro. Mi Io sembra lo dico sempre. Una giocata un po' strana. Sì, vai. Un po'. Non l'ho capito. Secondo non e terzo punto capito. Era degli avversari. Anche se. Sì, vabbè, ha cercato di fare il fermo lì, forse. Ti avevo sotto mano per rimanere dentro, ma non era il caso, secondo me. Vabbè. Va bene, aggiorniamo il punteggio: 9 Altoverbano, 10 Virtus L'Aquila. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Butta giù la pasta, come si dice. Dan Peterson lo diceva. E beh, vengo dal basket, quindi. Dan, tra l'altro lo conosco anche da molto tempo. Io invece, visto che c'è un po' d'attesa lì, ti racconto, ti dico che quando abitavo a Roma, che avevo 15-16 anni, io giocavo a calcio, ero anche bravino, giocavo nella calcio della Roma. La domenica facevo il raccattapalle quando giocavo alla Roma in casa. Quindi vedi, ti ho raccontato qualcosa che non sapevi. Eri un tifoso della Magica Roma. Sì, la chiamano così già, basta dire Magica e si capisce che è Roma. Andreani al tiro, ancora un sopramano, abbiamo visto due sottomani, due fuori. Se ci sente il presidente Romolo Rizzoli, lui è laziale, non ci va più a lavorare. Sì. Infatti lo vedevamo spesso in tribuna con Lotito. Esatto, esatto. Dove andrà a finire questa boccia? Dietro ormai, non c'è più niente da fare. Quelle bocce lì sono fastidiosissime. Il primo errore che fa comunque Giuliano, certo, insomma, però siamo addirittura d'arrivo. La spinta era giusta, purtroppo è andato addosso a quello dell'avversario. Vediamo Mirko se riesce a togliere quel punto. Vedi la preparazione, lui sposta anche le briciole prima di tirare, concentrazione. Bravo Mirko, bravo. Sì. Colpisce benissimo. Vabbè, non conta però, l'importante era colpirla. Provano a tirarla. Tenterà nuovamente il sottomano, vediamo. Sì, sotto mano, girato la mano, l'ha colpita piena e è rimasto. E lui è rimasto. E probabilmente sono due punti. E deve allungarla e pagarne uno. Ah, io sono convinto che dove la mette Giuseppe la tira, perché anche se la tira sopra mano può girare la sua in fondo. Ma se la mette dopo la riga dei quattro, nella riga dei 4 metri, non so se. Ma qua, partita non fanno gli altri. Sì, quello non la fa sicuramente, però. Sai, puoi muovere qualche boccia dell'avversario, dopo dipende, se devi vincere ti riesce il tiro, ti riesce tutto. Se comunque, è il destino che devi perdere, però. Tu prima mi hai provocato dicendo io dico questo e io dico quest'altro. Io ti dico questa volta dove la mette, Giuseppe la tira. Io aspetto un po' prima di dirti cosa sì, magari appena l'ha fatto me lo dici. Dove la posiziona. Vediamo, vedi, sta studiando in che posto mettere a giocarla, perché è importante. Ma si è girato, non so cosa, si è lamentato, perché non so, non vuole forse lasciarla sotto la tavola, perché è più facile prenderla. Lì è più facile, specialmente sotto mano. Ha commesso un grosso errore questa volta, certo. Perché non la doveva mettere sotto la tavola dove è facile prenderla. Vedi che tira piano piano, hai ragione tu. Ah, lui la tira, sì, ma mi sa che l'ha tirata male. Sotto mano l'ha tirata la pallottina, perché? O la tiri bene, o la tiri... Si è meravigliato anche Mirko, cosa volete, sì, hai visto, si è girato. Lì la poteva tirare anche sopra mano, voglio dire, sì. C'hai due punti dentro, può uscire la tua poi. Vabbè. Ritorniamo sempre prima, un bel pallottino sopra mano, sotto mano l'ha fatta, non so, per rimanere lì, ma... Grossissimo errore, ha tirato ma ha sbagliato.
quello 11... è la sicurezza nei propri mezzi, scusami Giorgio. Sì, sì, no, sono convinto. Io ero qui che ieri, bravi, sera, allora... ero qui che ieri sera, lui era qua che si allenava e faceva tutti questi giochetti qua. È uno che li può fare, però sai, nel momento cruciale della partita, secondo me, deve andare sul sicuro. Ora i giocatori dell'Aquila chiamano 11 e sono ad un punto dalla vittoria. E lasciare il pallino in mano a Giuliano Di Nicola è estremamente pericoloso, anche se questa è leggermente sul lungo e dà la possibilità a Giuseppe di prendere questo punto e poi di avere un rimpallo, rimpallo sulla boccia dell'avversario. Non mi sembra ben giocata questa, ma rientra, rientra, se c'è la spinta è corta, è corta, corta. È corta. Questa sembra buona, però un po' lunga. Sembra, è un po' lunga, sì, sembrava buona, oddio, oddio. Vedi, vedi, è un po' lunga. Andreani, pensaci tu. Pallino. Per forza, sì, deve tirare il pallino, prenderlo, magari salta fuori, non so, il modo come si tira pianoforte. Lo colpisce il pallino e realizza anche un ottimo punto, fondo campo, un bersaglio però. C'è stato un rimpallo, ma è bersaglio. Ci ha proprio pensato bene. Sarebbe stato il massimo averlo gettato fuori. Vediamo se Mirko fa un tiro dei suoi. Può fare anche subito il punto. Sì, se colpisce sulla destra. Proprio lì l'angolo, la sua boccia. Ho detto, se fa un tiro punto dei suoi, conosco bene i cavallini. Beh, parliamo di Mirko Savoretti, certo. Non è che scopriamo gli altarini. Ultima boccia per la formazione dell'Alto Verbano ed è Cristian Andreani che ci prova, ma finisce vai, qua. Vai, quindi vincono questa parata i giocatori della Virtus L'Aquila, Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti.